Stele Dorruti, controluce Gustavo Tagliaferri. E adesso noi e un amico. Tu sei ancora più controluce, caro Umberto. Mi metto pochissimo. No, momenti di situazione. Per farci vedere. No, mi devo spostare io. Adesso ci sei pienamente con tutto l'occhiale. Tutto il suo splendore. Con tutto l'occhiale. Passiamo a Gustavo. Pavoncello. Sì. Pavoncello. Poi dobbiamo parlare di un ristorante kosher che hanno aperto nel mio quartiere, che l'altra sera sono andato. Qual è? E dove c'era prima i sardi. Ne parliamo dopo. Ne parliamo dopo. Allora, andiamo con questo dischettificio. Yazoo, questo è il secondo disco che la formazione pop con Alison Moy e Tala Pocha. Alzati, sennò sembri. È il secondo album della formazione pop ai tempi composta da Alison Moyet alla voce. Perfetto, perfetto, fa schifo la copertina. Però queste gocce mi affascinano sempre. Ci ma sono gocce di chi è? Non si capisce. Sembrano. Sono dei cani, sono dei dalmata che si confondono. Ah, i dalmata, è dietro che c'è. Si hai visto? Tu l'hai visto di... Umberto i dalmata? No, in un primo momento no, però poi. Vabbè, devi guardare bene proprio la Gestalt. Gestalt, bravo, bravo. Questo i Tangerine Dreams, il loro ciclone, uno dei lavori maggiormente noti dei nostri, certo non quanto Zaito, Alfa Centauri o Fedra, ma è pur sempre una formazione che almeno finalmente non è male questa copertina, hanno lasciato il segno. Ecco il risultato del ciclone, l'ambiente è stato sgombrato, va bene, ma il disco resta molto. Siccome lui ha stato grafico, c'ha pure l'occhio per giudicare questo dischettificio. Roberto Frippo, già con i King Crimson, e questo è uno dei suoi lavori solisti. Acquarelli e pennarelli stilizzati che rappresentano il proprio sentore anche quando si ha una lettera, un pezzo di lettera, che scorre tra le proprie mani. Perfetto, via. Lascia che il potere cada. Via, via. E il nostro in bianco e nero. Jean Paul Good. Grace Jones è la che prima... si mangiava la Renault X e qualcosa. Lei era fantastica ed è tuttora fantastica. Giamaicana. Slave to the rhythm. Uno dei suoi brani maggiormente. Vai, 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 fallo. Slave to the rhythm. Doppiala, doppiala. Slave to the rhythm. Culo sodo, culo sodo. To the rhythm, e qui tutti i crediti. Perfetto. Ciao Piero! Dave Defunct, un pezzo di musica funkettone piena di groove, rappresentata da puro frocialismo qui. Un uomo di colore che con i suoi fiati fa grandi colpacci. Però la postura fa pensare ad averci anche una nerchia possente. Che sta tentando di e no, i suoi amici hanno di che da raccontare, appena violati analmente da lui. Perfetto. Stevie Wonder. Ah, questa è bella. Sembra un francobollo disegnato da Vangelli. Quello della ciao, che ricorda Pietro. La prima guerra mondiale. Stevie Wonder, questo è uno dei dischi più belli, nel Visions. No, non è male, Umberto. Bella, bella la copertina, molto. E anche il timbro, messa a timbro intervisio. Deve essere una stampa italiana del periodo, perché si chiama Superstition. E qui il resto. Questa è composizione. Sono splendide. Illustration by Ephraim Wolf. Quindi se l'ha inventata proprio tutta lui. Molto bravo, art director. A voglia. Chaka Khan. Un semplice primo piano per esprimere. Sì, una queste sembrano le fotografie che mettono nelle parruccherie. Però sì, vorrei il taglio alla Chaka Khan. Oppure alla Rufus, se vuoi, quello come il sottoscritto. Stessa foto. La stessa, non cambia. Davanti e dietro. Taglio corto medio. Una scala o un teletrasporto? Earth, Wind and Fire, ce lo dico. Ah, questi sono dei caligni turchi che tutti... Come fanno gli Earth, Wind and Fire? Il brano più famoso. Allora, io non mi ricordo mai se va sia... Bene. No, quelli erano i KC and the Sunshine Band. Però comunque loro sono meravigliosi. Il teletrasporto ci porta a vedere... Ah, è bello, tutti i costellazioni... Tutte le costellazioni, sì. Le costellazioni di Maurice White. Parlavo di Wonder. E questa è la signora in rosso. Vento
lui è Gene Wilder. Sì. Lo ricordiamo in Frankenstein Junior. E nella fabbrica di cioccolato, prima versione. Bellissimo film. E in Scusi, dov'è il West, che ho riscoperto poco dopo la sua dipartita. Ma c'è anche in quello dove scureggiano intorno al fuoco, Mezzogiorno e mezzo di fuoco. Di Brooks. Di Mel Brooks, un gigante. Bellissimo. Assoluto. Che ha fatto pure i film con quello che fastidia la notizia, sono amici. Enzo Greggio. L'ho visto un film altre volte, quello Mel c'aveva i capelli tutti. Frankenstein Junior, 49 anni ha compiuto il film. C'è lo sceicco, lo sceriffo negro con la sella Gucci, ti ricordi? Infatti il titolo originale, se non sbaglio, è Saddle Blazers o qualcosa del genere. All'incirca. Selle luccicanti. Andiamo qui. Automobili. Questo è quello fatto da coso, i testi di Roversi. L'ultimo con Roversi, perché Roberto Roversi. C'era un disaccordo tra i due. L'uno voleva fare tutto lo spettacolo, l'altro solo sei pezzi. Alla fine Roversi depositò soltanto sei pezzi con lo pseudonimo di Norisso, che è un aristocratico del Settecento. Sai tutto. È un disco che amo tantissimo questo. Partivano di notte, arrivavano di sera. Volare è qua. Esatto, dopo 1000 chilometri di una fantastica carriera. È il coro, dammi una mano. Poi il sole si spaccava con il ferro dei gasometri. Questa è amica mia. E per questo ho scelto. Ci dobbiamo vedere i prossimi giorni a cena. Grande. Mette paura perché la gente è veloce. Bravissimi. È andata bene. Io ho pensato a te quando ho tirato fuori la Patti. La Patti. Sapevo. No, ma è una ragazza veramente d'oro. Io di quando è questo disco? Credo che sia fine 60, primi anni 70. Andando. John Elton, che c'entra? No, questa è un'etichetta addizionale, perché evidentemente sì, stanno una ristampa recente. Allora, questo non lo conosco, questo non lo conosco, questo non lo conosco, questo non lo conosco, questo è amico mio. Ah, voglia! Francesco Erosto. Non ho mai appresso i Gregori, altrimenti potevo pure quello. Vabbè. Italia. Italiani Mambo, Sergio Caputo. Sergio Caputo l'ho conosciuto. L'ho anche visto da vivo 3 anni fa. Sembrava un sagomato in foto. Il nostro balla con i tap. Tra i taxi per giunta. Perfetto. Andiamo all'ultimo. Mimmo Cavallo, siamo meridionali. Questo me lo ricordo, lo cantavano. Sua fratella. Siamo meridionali. Vediamo se ci sta pure mamma. Ah, non c'è un mamma qui, è quello successivo. Però non ricordi Sergio Cavallo, Umberto? Mimmo Cavallo, certo. Mimmo Cavallo, quello è Sergio Caputo. Sergio Caputo e Mimmo Cavallo. Abbiamo finito? Sì. Perfetto. Gustavo Tagliaferri, l'amici della domenica, Umberto Pavoncello, hanno cantato pure. Più di questo cosa pretendere? Ciao, gratis. Bravissimi. Gratis. Li prenderanno mezzo caffè. A grandi più di Nor Orlando.